si parla oggi anche sempre più di dermatiti o di allergie dovute a detergenti troppo aggressivi. Certo. Ecco, in questo caso cosa consiglia? Anche queste sostanze chimiche rientrano sempre nel pacchetto per la diagnosi del patch test. Difatti nella serie standard europea ci sono 30 sostanze chimiche che vanno a individuare i componenti in elastico, quindi l'elastame per esempio che viene impiegato molto nei vestiti moderni, nei coloranti di questi tessuti sintetici, nelle composizioni dei tessuti sintetici e poi anche come vengono lavati e trattati per quanto riguarda i detersivi, gli ammorbidenti che possono provocare delle dermatiti vere e proprie quando la persona sensibilizzata viene a contatto con queste sostanze chimiche. E sempre più spesso purtroppo le necessità, le congiunture economiche portano ad andare alla ricerca di capi di vestiario che sono poco costosi e questo purtroppo implica l'utilizzo di vestiti di cui non si sa né la provenienza né la composizione e spesso e volentieri provocano delle dermatiti da contatto e quando una persona si toglie il vestiario che ha addosso, tipo una maglietta o una canottiera, rimane la canottiera invece con la pelle tutta iperemica, tutta lesionata perché ha avuto una dermatite da contatto. Infatti benvengono allora nuovi prodotti, le nuove ricerche in cui stanno andando diciamo, le aziende produttrici di detergenti, verso detergenti che tutelano la pelle dei consumatori e anche il nostro pianeta. Certo, noi dobbiamo sempre più magari impegnare un momentino del nostro denaro in più, magari una cosa in meno, ma che sia certamente naturale, che sia certamente sana per noi, per la nostra pelle.